Edo, abbiamo sta roba davanti. Sì. Mi sa che ci sarà da fare un unboxing. Dobbiamo spacchettarlo noi? Sì. È impegnativo? Sì, ho paura però di non farcela. Vedrai, Vale, ce la faremo. E se non ce la faremo? Ce la farò, Molo. Ehi ragazzi, benvenuti ad un nuovo video di Nerdstorming. Noi siamo Edo e Vale, un attimino occultati più del solito da questo appena pacchettone che ci è arrivato da Mondo Action Figure, che ringraziamo e salutiamo. Infatti, se amate statue, action figure, giocattoli, qualsiasi tipologia appena elencata, andate a visitare il sito, andate a visitare il negozio, perché lo troverete o la troverete, dipende da cosa cercate. Detto questo, direi di non perdere altro tempo ed andare subito a svelare il contenuto di questo pacchettone gigante. Andiamo a spacchettare il paccone. Andiamo a spacchettare il paccone. Minchia che... Oh. Facciamo così, piano. Io sposto, tiro fuori, ti passo, metti sul tavolo. A posto, vai. Mi di! C'è un mondo qui dentro! C'è un mondo action figure! Fai vedere questo? Questo ci fa vedere, fa vedere. Questo è un tirannosauro. Questo è un T-Rex. È un T-Rex? Un T-Rex. Questo, questo è un T-Rex. Questo è Art Attack. Ma anche questo. Questo è Art Attack. Andiamo ad illustrare nel dettaglio. Sì, sì. Beh, possiamo già dire che sono action figure di nuova generazione. Esatto, riprese dalla serie animata, l'ultima serie animata di War of Cybertron, almeno Netflix. Tutta la trilogia questa, è quella conclusiva. Kingdom. Sì, la terza parte della War of Cybertron su Netflix, una serie molto bella, molto valida, andatevela a vedere se vi piacciono i Transformers, andatevela a vedere anche se non vi piacciono i Transformers, perché è un ottimo prodotto. Ma la cosa che colpisce di più è che ci sono, e che forse appariranno appunto nella terza serie, questi signori qua che sono i Beast Wars, chiamati anche Biocombat qui in Italia. In Italia come Biocombat, ma andiamo a vederli nel dettaglio, così esatto, li illustriamo un po' meglio. Quindi... E allora cosa abbiamo qui? Abbiamo i formati Core e Deluxe. Deluxe, esatto. Dei personaggi che appariranno nella serie Kingdom di cui abbiamo parlato prima. La fase conclusiva della trilogia o di War of Cybertron. E quindi abbiamo non solo i Beast Wars, ma anche, personaggi. I personaggi riproposti della G1. Esatto. Riproposti in questa forma più completa. Infatti ricordiamo che i giocattoli avevano una forma predisposta alla trasformazione, quindi con poca mobilità. Qui invece sono riusciti a creare un personaggio, una figure che riesce sia a trasformarsi ma anche a una mobilità spettacolare. Infatti abbiamo qui il personaggio di Aether, abbiamo qui Warpath, che riprendono quelli vecchi, e poi i classici. E poi i Beast Wars, abbiamo Rattrap, Rattilus nella versione italiana di Biocombat. In Core Class. Cheetor o Gepard. Esatto. Black Arachnia e Razor, esattamente. Che si chiamava in italiano Falcon Lady perché era una fanciulla. Una fanciulla. Quindi questo è il primo blocco, andiamo a vedere le classi un po' Voyager, grandicelle, importanti. Ed eccoci qui con le classi un po' più alte, ovvero le Voyager. Abbiamo Inferno, Cyclonus per i Decepticon, Dinobot, che è una mezza via. Sì, esatto. Beh, qui viene dichiarato Predacon, però chi ha visto la serie, quella originale, sa che poi passa dal lato degli altri. Fa un po' la parte del Jetfire di turno. E poi leggendario Optimus Primal, in italiano Blackjack, però noi siamo contrari al gioco d'azzardo e quindi... Sì. Lo chiameremo... Optimus Primal? No, Blackjack. No! Vabbè.
Optimus Primal. Dunque, anche questi rispecchiano perfettamente le loro controparti della serie animata, almeno quella vecchia, poi vedremo in quella nuova. Questa nuova di Netflix, se appariranno effettivamente o non appariranno come appariranno. Esatto. No, nella finale della seconda stagione vediamo un Dinobot tra i cespugli, quindi siamo molto fiduciosi. Anche perché questa è la prima ritrasposizione dei Beast Wars dagli anni 90, già. O meglio, ne hanno fatto delle versioni masterpiece per i collezionisti di alto livello e poi hanno fatto anche un paio di edizioni celebrative, ma sì, solo Rhinox Trap. Forse un Gepard avevano fatto, un Cheetor, però di un'edizione ulteriore. Per gente che c'ha i soldi. Sì, esatto. Ecco, ovviamente non noi. Ma andiamo a vedere i leader. Andiamo a vedere i leader. Mio Dio, non ho mai avuto un Ultra Magnus, nemmeno nella serie vecchia. Io invece ho quello della versione Combiner Wars, che è sempre un leader class, però questo devo dire che è proprio bellino. Rispecchia esattamente le forme viste nella G1. Una bella bestia. Chissà invece se questo Megatron sarà all'altezza del giocattolo vintage, perché i giocattoli vintage erano goffi per certi versi, ma molto molto fichi perché avevano delle gimmick veramente eccezionali. Incrociamo le dita, speriamo che anche in questi abbiano messo qualcosa di ugualmente fico. Ma quindi abbiamo finito? Non proprio. Non proprio? Non proprio. Perché non proprio? Perché già che c'ero, ho preso qualcos'altro. Qualcos'altro dello Studio Series, che momentaneamente non è stato ancora ritrasposto nella serie di War of Cybertron. Quindi adesso andiamo a vedere cosa ho preso. Ma e quindi cosa abbiamo qua? E quindi qua abbiamo i personaggi che momentaneamente appunto non sono apparsi nella serie di War of Cybertron, ma sono apparsi nella serie originale e anche nel film animato dei Transformers del 1986. Infatti questa serie è chiamata Studio Series 86. E qui abbiamo Hot Rod, Grimlock, che purtroppo non sono mai riuscito a trovare quando ero bambino e sono uscito finalmente ora, Jazz, il secondo in comando, e Cap, immancabili, non potevano mancare nella mia collezione questi. Cos'è che può mancare nella tua collezione? Ecco, questa è una bella domanda. Infatti. Ma e quindi allora tu creerai un misto tra G1 originali, perché questi comunque sono proprio i G1 classici ritrasposti contemporanei, e quella reinterpretazione comunque molto in stile vintage della serie. Sì, decisamente. Beh, perché comunque la scala è quella. Quindi qua vediamo due Deluxe, un Voyager e un Leader. È un Leader class. E bene o male comunque le scale coincidono. Quindi chissà se la Hasbro farà tutta la serie della G1 originale in versione Studio Series, visto che comunque sta avendo un certo successo, proprio perché i nostalgici si rivedono le forme classiche con cui sono cresciuti e giustamente vogliono accaparrarsele. Bene, e allora non ci resta che aprirli tutti e iniziare a giocare. Con calma. Facciamo con calma. Allora, per chi non conoscesse i Beast Wars Bio Combat in italiano, se li vado a recuperare nel nostro canale, abbiamo fatto due video dedicati, uno di riassunto e commento alla trama e uno su aneddoti vari, esatto, legati ai giocattoli, retroscena del prodotto della serie. E abbiamo anche già realizzato una recensione su un originale giocato dagli anni 90 di Cheetor, che potete già trovare sul canale appunto, chiamato all'epoca Gepard. E presto vedrete le recensioni di tutto sto po' di roba. Sarà impegnativa, ragazzi, ma noi ce la possiamo fare, anche perché in contemporanea dovremmo cercare di recensire anche gli altri vintage da portarveli a paragone. Ci teniamo a fare le cose fatte bene, non sappiamo quando le faremo, però prima o poi le faremo. Esatto. E detto questo, ringraziamo ancora una volta Mondo Action Figure e vi diamo appuntamento al prossimo unboxing, al prossimo Nerdstorming. Stay nerd e stay young.